Voci del mattino. Parliamo dei colloqui di pace sulla Siria che si sono conclusi nella capitale del Kazakistan, Astana. Il nostro ospite è Alfredo Mantici, analista strategico e direttore editoriale di Lookout News Magazine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, due giorni di colloqui che hanno prodotto sul piano pratico una intesa che era peraltro già stata annunciata a tre fra Russia, Turchia e Iran per il monitoraggio della tregua, del cessate il fuoco in Siria. Poco è stato prodotto invece sul piano politico per spianare la strada a una soluzione di lungo termine per quanto riguarda il conflitto in Siria e sono emersi anche, o per meglio dire sono riemersi anche tutti i contrasti anche fra gli stessi tre artefici di questa iniziativa. Ma non ci si poteva aspettare che dopo 6 anni di guerra civile e 500.000 morti in soli 2 giorni, in 48 ore, si facessero passi avanti significativi verso la pace. Ci sono stati dei passi importanti, a mio avviso, politici e militari. Sul piano politico, per la prima volta, c'è l'accordo della Turchia con l'Iran e la Russia a procedere nel percorso di pace senza mettere come precondizione la destituzione di Assad. Questo è stato un nodo che non è stato sciolto durante la guerra negli ultimi 6 anni e finalmente una delle parti in causa, una delle più importanti, dei più importanti sponsor esterni, che è la Turchia, ha accettato che Assad abbia almeno un ruolo nella fase di transizione. Questo significa che il governo siriano è titolato a trattare anche sotto lo sguardo, tra virgolette, benevolo della Turchia. Questo è un passo avanti politico decisivo. Sul piano militare, anche qui, vista la parcellizzazione delle forze in campo, non ci si poteva aspettare che con una bacchetta magica finissero i combattimenti. Le forze ribelli, 12 gruppi erano rappresentati ieri e l'altro ieri ad Astana, le forze ribelli occupano varie porzioni di terreno insieme a forze ribelli che sono state escluse dai colloqui di pace, sì, cioè i curdi dell'IPG e i jihadisti, diciamo, dell'ex fronte al-Nusra. Quindi la situazione sul terreno è complicata. Sì, ora, i curdi hanno subito detto di non sentirsi in alcun modo vincolati da quanto veniva discusso e deciso ad Astana. Ma i curdi hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco, perché la Turchia, per partecipare ai colloqui di Astana, ha messo come condizione che non venissero invitati i curdi. Certo. Quindi, ripeto, la situazione sul terreno è molto complicata. Si potrà dipanare soltanto quando, forse dall'8 febbraio a Ginevra, si faranno dei colloqui politici con la partecipazione dei grandi assenti di ieri e dell'altro ieri, cioè gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita, perché da fuori loro possono ancora influire enormemente, specialmente l'Arabia Saudita, sulle forze che stanno ancora operando sul terreno. Mosca, che è stata poi la grande artefice, la grande promotrice di questa iniziativa in Kazakistan, ha detto di ritenersi comunque abbastanza soddisfatta di come sono andate le cose e ha aggiunto che ha fatto sapere, insomma, che ad Astana è circolata una bozza di costituzione della Siria che è stata sottoposta anche ai ribelli siriani, ai gruppi armati dell'opposizione. Questo sarebbe comunque un primo tentativo di portare sul piano politico la questione. Ma è molto importante. Allora, Mosca ha avuto un successo assolutamente notevole nel convocare le parti e nel farle discutere di cose pratiche, cosa che finora nessuno è riuscito a fare, neanche il povero Staffan de Mistura, che è stato un po' preso in giro a Ginevra da tutte le forze in campo. Il dato politico più importante è proprio questa bozza di Costituzione, perché è una Costituzione, una bozza che è stata accettata anche dalla Turchia, dall'Iran e dalla Russia, proposta e accettata.
Ma la cosa importante è che nel testo c'è scritto che si riconosce che la Siria è uno Stato multietnico e multiconfessionale. Quindi si riconosce di fatto che nessuna delle forze che si è scontrata in questi 6 anni militarmente ha vinto la battaglia espellendo le altre etnie e le altre religioni. La Siria rimarrà, secondo la Costituzione, sciita, alawita, sunnita e cristiana, e ci saranno curdi, turcomanni e arabi. Questo è un dato molto importante, e il fatto non tanto che i ribelli l'abbiano accettato, perché non l'hanno accettato esplicitamente, ma che non l'abbiano rifiutata a priori. In diplomazia anche le sfumature contano. Non c'è dubbio. Il fatto che non l'abbiano rifiutata a priori e pubblicamente è un buon passo avanti, perché a che cosa porterà poi alla fine della lunga notte siriana? Probabilmente porterà a uno Stato federale in cui si raggrupperanno nelle regioni a maggioranza sunnita tutti i sunniti, nelle regioni a maggioranza sciita tutti gli sciiti e i curdi al confine con la Turchia. E quindi si arriverà a quella Siria multietnica che prende atto di una realtà che della quale non hanno preso atto gli occidentali quando ne hanno disegnato i confini nel 1919. La Siria è un paese multietnico che è difficilissimo tenere insieme, se non con un governo autoritario e antidemocratico come quello di Assad. Ecco, quindi appuntamento a questo punto è proprio per l'8 di febbraio, per i colloqui di Ginevra, dove vedremo un po' davvero se verranno scoperte le carte, diciamo, da parte dei protagonisti di questo conflitto. Grazie ad Alfredo Mantici per essere stato nostro ospite.